Bella a tutti ragazzi, io sono Valerio e oggi farò il video di quello che ho comprato all'Etna Comics. Allora ragazzi, da come potete vedere è già ordinato tutto, quindi già un po' le vedete i miei acquisti. Ma adesso li prenderò uno per uno, aspetta se lo trovo, e vi dirò che cosa sono. Come primo abbiamo questo. Allora ragazzi, vorrei solo togliere un piccolo dubbio. Perché sono a maniche lunghe a giugno? Perché anche se abitiamo nella bellissima Sicilia, fuori sta piovendo. Speriamo che non lo sentite. E che devo dirvi? Nel senso, sta piovendo e quindi c'è freddo anche nella Sicilia, dove c'è sempre il sole. Grazie madre natura. Come primo prodotto abbiamo questa. Ragazzi, non lo so se la vedete perché c'è una luce strana, c'è sole, ma se io vi inquadro tutto è pieno di nuvole. Non ci sto capendo niente nemmeno io. Però come potete vedere qui c'è la pop di Deku. Infatti qua troviamo Deku 247 pop. Dietro troviamo tutti quelli di My Hero Academia che sono stati fatti a pop. Quindi abbiamo Bakugo, Ida, Ochako, ovviamente Deku o Midoriya, e qua abbiamo All Might, e da questa parte abbiamo Deku 247 pop, e ovviamente di qua abbiamo dentro la statuetta, che diciamo che l'ho aperta, sì, perché ragazzi ho aperto una pop. La terrò comunque, come avete visto nella mia collezione qua dietro, la terrò qui, ma ovviamente dentro la scatola, anche se comunque l'ho aperta per vedere che tutto fosse a posto, che dentro non ci fosse niente di rotto, perché ragazzi non sono uno di quelli che dicono no, non bisogna aprirlo per collezionismo. A dir la verità mi piace di più così, perché comunque anche la scatola è bella, lui si vede bene e soprattutto non prende polvere. Quindi diciamo che ho preferito usare direttamente la scatola e non tenerlo aperto. Ma questi ovviamente sono gusti, e soprattutto adesso ho qualcosa di My Hero Academia, e questo mi piace tantissimo, dato che l'ho cercata per tutto l'Etna Comics ma li avevano sempre finiti, e questo era l'ultimo, quindi sono stato fortunato. Poi continuando abbiamo questi qua, aspettate che li prendo. Abbiamo questo. Siete curiosi di cosa sia questo? E a dir la verità non lo so nemmeno io. Si chiama Exo School Zero ed è molto strano, perché non so esattamente di cosa si parli. E infatti questo è il primo volume, come potete vedere, e non so di cosa si parli, e quindi vi porterò probabilmente la recensione di questo manga proprio a vuoto. C'è proprio una recensione libera, perché non conosco l'autore, non conosco il manga, però diciamo sfogliandolo un po' da un po' di pagine, diciamo ci sono disegni abbastanza carinissimi. Quindi diciamo che mi è piaciuto, l'ho pagato a metà prezzo insieme a quelli di Ciccio, che avete visto giovedì il suo video, quindi se non l'avete visto andatelo a vedere. Quindi aspettatevi sicuramente la recensione di Exo School Zero. Ovviamente ragazzi non dedicherò un'analisi approfondita a questo prodotto, che vi farò vedere come prima cosa e direttamente con questa visuale. E infatti qui possiamo vedere qua League of Legends, che voi vedrete probabilmente tutto storto, e qui abbiamo Emerdinger e vari personaggi di League of Legends, due personaggi di League of Legends, e diciamo che questa cosa che adesso indosserò, che non so se chiamarla collanina o porta oggetti, perché o porta... non lo so. Questa cosa diciamo è stata gratuita, perché abbiamo assistito alle semifinali che c'erano lì all'Etna Comics di ovviamente League of Legends, e pensate un po', siamo dovuti andare come degli zombie tutti in un punto per cercare di prendere una di queste collanine, e per fortuna ci siamo riusciti, ma perché noi siamo i più forti. E abbiamo anche questi. Probabilmente già l'avete capito, ma questi sono il 2 e il 3 di The Promised Neverland.
Ragazzi, cosa dire di The Promised Neverland? È fantastico, diciamo il primo volume che si trova comunque lì. Lì. Mi è piaciuto abbastanza, non avevo molte pretese. Ciccio me l'aveva consigliato, tutti lo consigliavano in tutti i canali, è un manga bellissimo, scriverà la storia di tutti i manga del mondo. E ho detto perché non prenderlo? E ho preso il primo all'Etna Comics, ho preso il 2 e il 3, che praticamente è dove sono arrivati ora in italiano i manga. E ancora li devo leggere, quindi non so veramente di cosa parlino il 2 e il 3, ma ragazzi mi piace tantissimo, sono contenta di aver preso il 2 e il 3. In più nel vlog avete visto che Giorgio si è preso il primo, il secondo e il terzo, sotto mio consiglio e comunque sotto il consiglio anche comunque dei vari youtuber e di tutto il panorama dei manga che dice che questo è un'opera veramente di alta qualità e devo dire che dicono il vero, perché ragazzi, se non sapete cosa leggere, io sicuramente vi consiglio The Promised Neverland. È sì e no un po' pesante come manga, nel senso non ci sono scene abbastanza tranquille, ma è un manga abbastanza crudo, però ragazzi merita tantissimo, quindi se potete recuperatelo. In più abbiamo anche questi che adesso prenderò, ma non so veramente se ce la faccio perché sono quattro volumi belli grandi di Planet Manga, quindi aspettate. Ok, li ho presi, sono tanti e adesso ve li farò vedere. E infine troviamo i quattro manga. Ragazzi, sicuramente l'avete capito, questa scritta è inimitabile e soprattutto da dove l'ho presi? L'ho presi da qua dove c'ho tutta la serie di One Punch Man. E infatti, ragazzi, adesso li poggerò, sperando che non si rompa tutto. Qua troviamo il nono volume di One Punch Man. Ragazzi, è cosa dire, One Punch Man. Nel senso che è veramente fantastico. Tra tutti e quattro, diciamo, questo è l'ultimo, cioè il dodicesimo, sono quelli che mi sono piaciuti di più. Ma in generale, diciamo, i primi sette volumi che riassumono la prima stagione dell'anime mi sono piaciuti di più in assoluto. Questi fino già al 12, diciamo, sono troppo approfonditi sugli altri personaggi. Chi legge One Punch Man vuole anche sapere degli altri personaggi perché ce ne sono di molti e molto interessanti, ma soprattutto vuole sapere la storia di Saitama e soprattutto come riesca a sconfiggere tutti. E soprattutto, ancora, soprattutto per 3 e questa volta per 4, come riuscirà a sconfiggere il prossimo nemico e se verrà mai un nemico che riuscirà a sconfiggerlo. Ragazzi, questo mentre ve li faccio un po' scalare, quindi questo è il decimo dove c'è tempesta. Ho sbagliato, questa è tornado, quella di prima era tempesta. Qua c'è un altro personaggio che, diciamo, per non spoilerarvelo, anche se probabilmente l'avete visto perché tutti hanno visto One Punch Man, qui troviamo Mazza Metallica, sempre il numero 11, e nel numero 12, ragazzi, troviamo questo personaggio. Io ovviamente non vi dico chi è, non vi dico come è arrivato, perché comunque sta a voi leggerlo, io sicuramente non vi faccio spoiler. Però, ragazzi, la copertina, sicuramente se seguite One Punch Man l'avete visto e vi interessa, magari ve lo comprate e scoprirete chi è questo personaggio che esteticamente, diciamo, mi piace tantissimo, ma anche come caratterizzato sicuramente mi fa molta simpatia. E niente, questo è quello che ho comprato all'Etna Comics. Ragazzi, io vi invito a restare sul nostro canale perché la prossima settimana usciranno tutta la mia collezione e tutta la collezione di Ciccio, in totale di tutti i manga, tutte action figure e comunque cose inerenti anime e manga che abbiamo proprio nella nostra collezione. Ragazzi, io vi mando un saluto e speriamo di rivederci molto presto con un altro video. Ciao!